È un'iniziativa che abbiamo appoggiato immediatamente dopo che i boys l'hanno proposta, l'hanno lanciata, e mi ricollego a quello che stava dicendo anche Fulvio. Tutti uniti possiamo veramente raggiungere, al di là del derby, che è una partita, come sappiamo tutti, importantissima. Oggi è doppiamente importante, perché può dare anche la spinta e lo slancio per affrontare i playoff. Quindi oggi come non mai è bello avere tutti con la maglia del Parma, non solo da un punto di vista del colore, ma proprio da un punto di vista dell'appartenenza, e siamo davvero tutti insieme per vincere una partita. Allora, lo dico io, così non fa pubblicità il direttore generale al suo emporio. Allora, non c'è nessuno che è giustificato. Allora, tanti di noi hanno le maglie storiche, portate quelle, ma se qualcuno di voi o qualche bimbo dice ahimè io la maglia non ce l'ho, è emporio aperto, prezzi speciali, quindi potete prima dell'inizio della partita arrivare con una maglietta leggera, vi mettete la maglia del Parma che avete appena acquistato con pochi euro, e quindi nessuno è giustificato. L'ho detto io, così non ha fatto pubblicità. Assolutamente, grazie. Allora, come state vivendo voi dirigenti? Allora, Fulvio Ceresini ha detto sono in ritiro da ieri, voi insomma siete in ritiro da altro che da una settimana. Beh sì, questa è una partita particolare, poi in un momento particolare che stiamo attraversando per vari motivi, purtroppo. Direi che io, come credo tutti, la stiamo vivendo da domenica sera, dopo la partita col Teramo. L'unico pensiero era la partita di domenica. La dobbiamo vivere in maniera serena, nello stesso tempo determinata, perché, ripeto, è importante vincerla. Uno, perché è il derby, e come sappiamo tutti non è una partita come le altre. Due, perché davvero può essere un ottimo trampolino di lancio per l'entusiasmo che può dare per le partite successive. Archiviata la vicenda Lucarelli, fortunatamente un polverone per nulla. Ma io credo che sia stato onestamente creato davvero un polverone per nulla, perché comunque come ci ha ribadito più volte anche Gravina, non è una regola della Lega, era una norma, era una richiesta che veniva fatta, alla quale peraltro noi siamo assolutamente favorevoli, e abbiamo espresso anche nel nostro comunicato tutto l'appoggio per i valori, per la finalità di quell'iniziativa. Ci sono delle cose da tenere presente, credo che in una partita come il derby Parma-Reggiana, così sentito, per rispetto anche di una tifoseria e di un senso di appartenenza, credo che si possano trovare delle soluzioni alternative senza obbligare nessuno a o imporre qualcosa di diverso, ecco. Anche perché, ripeto, il messaggio lo lanceremo uguale, abbiamo le t-shirt, sarà più visibile così che non facendo un semplice scambio di maglia tra i due capitani. Quindi credo che si sia risolto, e onestamente poi vedremo, però e per me era già finita un mese fa, perché quella famosa dichiarazione a cui tutti fanno riferimento di Lucarelli era una frase buttata lì più di un mese fa a un amico, quindi insomma diciamo che è stata fatta un po' di polemica, forse un po' per nulla. Giudizio assolutamente personale. Se fai un'iniziativa devi considerare che potrebbe essere anche controproducente. Se c'è qualche idiota che per questa cosa della maglia poteva scatenare qualcosa, a quel punto meglio lanciare il messaggio chiaro, lo stiamo lanciando da tempo, facciamo tutti capire che questo è un derby di festa, di gioia, prendiamoci in giro tranquillamente, non facciamo altro. Quella maglia poteva innescare in qualche idiota qualcosa di più, ed è meglio non farla con un messaggio chiaro come quello delle magliette bianche. Io credo che entrambe le tifoserie, al di là di lo spiacevole episodio dell'andata di pochi cretini che hanno tirato i sassi al nostro pullman, credo che le due tifoserie si siano finora scontrate da un punto di vista di rivalità e da un punto di vista del sarcasmo, di vignette, di battute, di cose di ogni genere, che però ci stanno. L'importante è che si rimanga su questo livello, e non credo che non cambiare le maglie tra i due capitani possa scatenare chissà che cosa. Infatti, assolutamente sì. Bene anche per le vostre casse, perché qua si continuano a comprare biglietti oltre 5.000 e non è finita qui. No, sapevamo che avremmo avuto un'ottima risposta, soprattutto da Parma, infatti la curva nord è già esaurita, stiamo riempiendo anche la tribuna, va un po' più lento diciamo il settore ospiti, nel senso che avevamo messo a disposizione 4.000 biglietti, ad oggi stamattina eravamo arrivati a 1.700, quindi sono un pochino più a rilento i biglietti a Reggio Emilia. Secondo me arriveranno, aspettano, loro sono tranquilli, aspettano l'ultimo momento, visto che la capienza c'è, quindi probabilmente sì, sicuramente non c'era il pericolo che venisse esaurito il settore 8, come è avvenuto in curva nord. In tanti ci hanno scritto disperati, mandate in onda la partita in diretta, ahimè non lo possiamo fare, imploranti, ci hanno mandato tanti messaggi, non possiamo fare.
farlo, assolutamente. Ricordate che ci sono ancora tanti posti in tribuna centrale est, in tribuna appetito, e comunque i prezzi non è che siano eccessivi, perché mentre la curva costava 10, la tribuna centrale est costa 15, quindi non è una cifra impossibile da sostenere. E bisogna esserci assolutamente a questa partita. Tutto esaurito probabilmente al Tardini, come sta andando la situazione invece nello spogliatoio? Ma la situazione nello spogliatoio, io ieri ho visto i ragazzi dell'ultimo allenamento di ieri pomeriggio, mi sembra che ci sia la giusta tensione ma non ci sia nervosismo, questo credo che sia un segnale positivo, visto quello che era successo nelle ultime settimane. Li ho visto determinati e mi auguro che poi tutta la determinazione e la tensione che ho visto positiva ieri sia in campo domenica. State cominciando a guardare la griglia dei playoff, qualcuno dice insomma se il Parma arriverà secondo tocchiamo ferro, non diciamo nulla, ma insomma se la vedrà con o Como, Piacenza o Gian Erminio poi nel proseguo della corsa alla promozione. Sì, questo è già da qualche settimana che le candidate in quel caso sarebbero quelle due o tre squadre, però adesso noi prima dobbiamo pensare a domenica, perché noi secondi ancora non li siamo, dobbiamo pensare a consolidarlo, il nostro secondo posto ce lo dobbiamo conquistare domenica, e col fatto che sia in un derby sarebbe ancora più bello. Grazie a Luca Cara, direttore generale del Parma Calcio 1913, buon ritiro. Grazie a voi, arrivederci a tutti.